Il mio messaggio è un messaggio prima di tutto di pace, pace interiore, pace nelle famiglie e pace da costruire nel rispetto della giustizia, nel rispetto delle persone e con tanta accoglienza. Quella che stiamo manifestando, dimostrando a, non solo a parole ma con i fatti. La pace è non sentirsi diversi ma sentirsi appartenenti alla stessa umanità e questo ci fa fratelli. E una sua considerazione finale anche su questa guerra che possa terminare più presto. La diplomazia sta facendo il suo corso, secondo lei? Ma se la diplomazia abbandona un tavolo dove si possono trovare delle soluzioni e parlano solo di guerra, se le superpotenze barattano questo momento con un'efficacia economica che produce armi solamente, come si fa la pace? C'è un aggressore, questo non si può smentire, c'è un aggressore. Forse si poteva riportare l'aggressore a una comprensione, ma prima che facesse tutto questo. Più mi riconcili, ma prima. Esatto, perché adesso è troppo semplice anche per le superpotenze, perché tanto il campo di battaglia non è la loro nazione, non sono le nostre nazioni, è l'Ucraina. È l'Ucraina. Ma la cosa che più poi ecco, ci fa pensare ed è preoccupante, parlano la stessa lingua. Parlano la stessa lingua. Quelle scene, almeno quelle dell'inizio, dove vedevo queste donne anziane, gli uomini anziani. Ma noi siamo uguali, che siete venuti a fare qui? Questo fa riflettere molto, fa riflettere molto. E poi questa non attenzione anche alla vita, con bombe che non sono dirette a coloro che potremmo chiamare gli ambiti più specifici, i soldati, le armi dei soldati, nemici o amici, ma le persone, le famiglie deboli, indifese.